Era il 20 giugno 2020 quando la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti rendeva nota la volontà di Papa Francesco di inserire nelle litanie lauretane tre nuove invocazioni: Mater Misericordiae, Mater Spei, Solatium Migrantium. Un gruppo di amici, unito dalla passione per l'educazione cristiana, ha lasciato che una di queste intercessioni rianimasse il proprio carisma, abbracciando la concretezza del messaggio spirituale del quale è portatrice Solatium Migrantium. La prima preoccupazione è stata quella di tradurre l'espressione in un'icona che esprimesse simbolicamente l'attenzione alle persone in movimento forzato o anche spontaneo, ossia i migranti, italiani e stranieri. Così, quella che all'inizio era solo una prima sbiadita idea, si è progressivamente arricchita di un'intuizione creativa di un artista che l'ha saputa tradurre in immagine attraverso la rappresentazione pittorica. Prima di entrare nel merito dell'icona e ancor prima di mostrarla, ascoltiamo Tonino Polito, il ritrattista che ha dato un volto e un'ambientazione a Maria Solatium Migrantium. Fin da ragazzo mi è sempre piaciuto dipingere immagini sacre, soprattutto il volto della Madonna. Ho colto subito questo progetto perché, diversamente dal solito, non si trattava di copiare, ma di creare un'immagine nuova di Maria. Ci siamo ispirati ad una donna con i tratti orientali, poiché la Madonna non era certamente occidentale. Inoltre ci serviva a trasmettere l'idea di una persona di altre terre, costrette a spostarsi. La caratteristica di questo volto è che lo rende diverso dalle altre Madonne. È proprio nei tratti, come il naso, più aquilino e non all'insù, come di solito vediamo nelle immagini classiche. Anche il colore che ho usato per il volto è olivastro, diverso dal solito. I colori sono quelli della speranza, della salvezza, ma anche della regalità di Maria. Infatti, l'immagine è di colei che salva, protegge i migranti. Quindi i colori del deserto, ma anche rosso, il rosso dei soccorritori. Per evidenziare la regalità di Maria, in alcuni particolari, invece color a olio, ho utilizzato la foglia oro. Il momento critico in fase di realizzazione è stato quando si doveva trasmettere l'umanità di una donna, associata alla santità di Maria, l'abbondanza di capelli per esprimere la femminilità di questa donna, ma anche la difficoltà di un velo trasparente che fa vedere e non fa vedere, e quindi rimanda al mistero. L'aureola ha preso forma un po' alla volta e anche lì è stato complicato realizzare un colore che esprimesse la trascendenza. È stato davvero emozionante lavorare con questa immagine, poiché, come ho detto prima, non abbiamo copiato, ma abbiamo ideato. Quando mi soffermo su questo quadro, vedo un volto che sembra che mi guardi e a me, che sono l'autore, sento l'emozione di uno sguardo d'accoglienza. Con il termine migranti intendiamo tutte le persone che per scelta, ma spesso anche costretti, lasciano le terre di origine. In particolare gli immigrati stranieri, chi si sposta all'interno del proprio paese, gli italiani e non solo che emigrano all'estero, chi per lavoro deve muoversi, gli studenti fuori sede, i rifugiati, i profughi, chiunque in movimento è lontano da casa. Il progetto Solatium Migrantium si rivolge a loro, senza distinzioni tra giovani che arrivano da terre e culture lontane e ragazzi che partono dal sud, dall'Italia, alla ricerca di un futuro. Maria, come una madre premurosa, accompagna questi giovani per le vie del mondo. Lei è Solatium Migrantium. Cosa significa? Il termine Solatium può essere tradotto in modi diversi: sostegno, conforto, soccorso, assistenza, aiuto, consolazione. Termini che possono sembrare sinonimi, ma in realtà esprimono diverse sfumature, che hanno ispirato distinte intenzioni. L'immagine infatti ha ispirato una preghiera, un'orazione, che recuperando questi concetti vogliamo condividere, lanciando questa novità proprio tramite Padre Pio TV. Tutti conosciamo la profonda devozione di Padre Pio nei confronti di Maria, verso la quale appunto si rivolgeva con rapporto filiale. Lui stesso la chiamava cara madre, oppure mammina bella. Concludiamo questa puntata di contesti parlando
prima di un piccolo speciale in quattro episodi, condividendo l'immagine di Solatium Migrantium e anche la relativa orazione che l'accompagna, affinché chi lo desidera possa, con Maria, seguire i migranti e le loro famiglie con la preghiera. Santa Maria, sollievo e madre dei migranti, intercedi per noi presso il Padre, affinché l'umanità viandante possa trovare nel peregrinare terreno mediatori e servitori dell'amore, pronti ad accogliere il figlio straniero come rifugio sicuro e confortevole. Sostienici nella preghiera presso i muri del pianto che creano confini tra fratelli diversi. Confortaci negli ardui cammini tra le tempeste di sabbia che insidiano l'anima trascinandola nella disperazione. Soccorrici nelle lunghe rotte oscure, quando onde impetuose allontanano da porti sicuri. Assistici nel momento di crisi e nell'emergenza, sfiorandoci con il calore della tua materna protezione. Aiutaci nel supporto ai giovani costretti a volare altrove, liberi di andare ma non di restare. Consolaci nel passaggio tra terra e cielo, accompagnati dalla tua potente intercessione. Maria, Solatium Migrantium, prega per noi. Pace e bene. Il nostro percorso dell'apporto del francescanesimo all'economia, ecco, ci porta alla conoscenza di un frate francescano, frate minore conventuale, Fra Luca Pacioli, che nato nella seconda metà del 1400 e morirà nel 1517, è passato alla storia per colui che ha posto le basi scientifiche per la partita doppia. Il Pacioli, che non è un economista, bensì un matematico, nell'opera De Summa Arithmetica del 1494 offrirà dei criteri scientifici al mercante, commerciante, imprenditore per poter verificare la possibilità se fosse stato possibile investire oppure no. In che modo? Nell'opera che vi ho citato precedentemente, nel Tractatus XI, che sarebbe il capitolo undicesimo, il Pacioli stabilisce una modalità che per noi oggi può essere anche molto banale, scontata, ma che evidentemente non lo era per coloro che avrebbero poi letto questo testo e avrebbero poi messo in pratica le indicazioni da lui date, che sia ben chiaro, costituiscono l'ABC oggi dell'economia. Ecco, il Pacioli dice in modo molto chiaro che il mercante, commerciante, imprenditore, per investire deve avere innanzitutto due computisterie. Una computisteria nel quale mettere tutto ciò che entra e l'altro tutto ciò che esce. Ma dice che sia tutto il denaro che entra, tutto il denaro che esce, quindi creditori o debitori, per essere chiaro, ecco, deve essere innanzitutto diviso mese per mese, ma in ogni mese tutto quello che entra e quello che esce deve essere indicato dal giorno, ma anche dalla data. A fine mese il Pacioli dirà che è necessario, ecco, sommare tutto il denaro che è entrato e sommare chiaramente tutto il denaro che è uscito, in modo tale che alla fine dell'anno, quindi nel mese di dicembre, dove oltre a fare il computo di quello che è entrato e che è uscito per il mese di dicembre, bisognerà fare un conteggio generale,
nella computisteria dove avremo segnato quello che entra e nella computisteria dove avremo segnato quello che esce. Tenendo pertanto in modo corretto e gestendo chiaramente in modo corretto la contabilità, noi potremo verificare se ci sono le condizioni per investire oppure no. Cioè, confrontando il denaro che è entrato e quello che è uscito, avrò un bilancio concreto, reale, non fittizio, dove io potrò verificare appunto se ci sono le condizioni per investire oppure no. Ripeto, questo per noi oggi può sembrare banale, a tratti anche sciocco, ma evidentemente se il Pacioli scrive questo, nel suo contesto storico, questo criterio non era scontato né tantomeno particolarmente diffuso. Il Pacioli è importante anche perché questo criterio della contabilità diventerà poi un riferimento fondamentale per due istituzioni che sono legate al francescanesimo, i Monti di Pietà e i Monti Frumentari, che lo utilizzeranno non soltanto per il denaro che verrà prestato e quello che dovrà ritornare, ma anche per le condizioni stesse di diventare non soltanto un luogo dove veniva prestato il denaro, ma dove venivano educate le persone all'uso maturo del denaro. Lo vedremo la prossima volta parlando dei Monti di Pietà e dei Monti Frumentari. Pace e bene.